Questo servizio è offerto da... Ciao, sono Giada, la vostra consulente in nutrizione. Desiderate tornare in forma ed essere sempre al top? Contattatemi su Facebook, mi trovate anche su Instagram. Ha trovato ad Ascoli terreno fertile. Le opposte tifoserie hanno sfilato insieme per le strade prima della partita. Poi l'atmosfera da libro cuore si è trasferita allo stadio. All'Ascoli bastava un punto per rimanere in Serie A ed i campioni d'Italia hanno contribuito a non sciupare l'aria di festa. L'ennesimo gol di Carnevale aveva gelato il Del Duca, ma poi ci ha pensato Barbuti a ristabilire le sorti a 35 minuti dalla fine. La partita è quindi scivolata via in attesa del fischio finale che ha sancito l'ottava salvezza dell'Ascoli, ma il goleador bianconero è sorpreso dal verdetto retrocessione. Udinese, Atalanta e Brescia. Io pensavo che l'Empoli retrocedesse, perché come squadra pensavo che fossero superiori il Brescia e l'Atalanta. L'Atalanta addirittura pensavo che non aveva problemi all'inizio del campionato. Chi invece è al settimo cielo è il vulcanico presidente ascolano Costantino Rozzi, che dopo la salvezza ha confermato Castagnier. È un uomo con la U maiuscola, è una persona che molte volte noi addetti al calcio siamo presi da entusiasmi, da isterismi, questo ci ha sempre i piedi a terra. C'è la soddisfazione di rimanere ad Ascoli, noi potremmo creare quel Perugia che ha creato a Perugia. Pareggiando a Milano, il Verona si è guadagnato un posto in UEFA. L'Inter invece ha visto sfumare la seconda piazza. Il tecnico nero-azzurro Trapattoni fa un bilancio della stagione al microfono di Bruno Longhi. Le gerarchie del nostro campionato sono state rispettate in virtù di questa classifica finale? Io credo che, considerando che tutto sommato la Juve, dopo tante vicissitudini, abbia raggiunto questa posizione, credo che rientri un po' in una logica. Noi abbiamo fatto molto bene, forse siamo fuori da una classifica che ci premiava ulteriormente, considerando quanto ci è accaduto. Del resto non si può non riconoscere che la mancanza di Spillo e di Calle può avere in qualche gara aver avuto il suo peso. Direi che il Napoli ha meritato ampiamente di vincere questo scudetto e direi che la nostra classifica forse era anche a pari della Juve, considerando quanto poco fa ho detto, forse ci premiava di più. Ecco, anche per quanto riguarda le altre. Sì, le altre, non voglio entrare in merito a quelle che sono le squadre retrocedenti, però senza dubbio fra alti e bassi le squadre che ci sono, vedo che si disputeranno l'UEFA con uno spareggio Sampdoria e lo stesso Milan, e credo che questo risponda un po' a quanto si è visto durante il campionato. E vediamo la classifica finale del massimo campionato. Il Napoli, campione d'Italia, chiude a 42 punti. Quindi la Juventus a 39, l'Inter a 38, il Verona a 36, Milan e Sampdoria a 35, Roma a 33, Avellino 30, Como, Torino e Fiorentina a 26, Ascoli 24, Empoli 23, Brescia 22, Atalanta 21, chiude l'Udinese a 15 punti. Si qualificano per la Coppa UEFA Juventus, Inter e Verona, mentre Milan e Sampdoria dovranno ricorrere allo spareggio per il quarto posto disponibile. Retrocedono invece in Serie B Brescia, Atalanta e Udinese. L'ultima giornata di campionato è coincisa con la partita di addio di un grande campione. Michel Platini ha salutato ieri il calcio, da oggi è un uomo come tanti altri. Un uomo che ha sempre sognato un calcio senza drammi, reagendo spesso con ironia all'esasperazione del risultato a tutti i costi. Con l'addio di Platini la scena mondiale perde uno degli ultimi interpreti del calcio spettacolo, ma soprattutto un atleta capace di vincere molto. Solo con la maglia della Juventus in 5 anni è stato 3 volte capocannoniere. Ha vinto 2 scudetti, una Coppa dei Campioni, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa ed una Coppa Intercontinentale. È stato campione d'Europa con la nazionale francese e per 3 volte la stampa internazionale lo ha eletto miglior giocatore europeo. A soli 32 anni l'uomo si è detto stanco di soffrire ancora per un gioco che non lo entusiasma più. Una scelta coraggiosa da rispettare, anche se lascerà un vuoto incolmabile nel calcio. Parliamo adesso del campionato di Serie B. Come ormai consuetudine, sia in testa che in coda c'è grande lotta e incertezza. Nella giornata in cui nessuna delle prime ha vinto, importanti sono state soprattutto le vittorie casalinghe del Parma con la Sambrellettese e del Taranto con il Campobasso e quelle esterne del Bologna a Pisa e dell'Arezzo, dal quale vediamo le immagini a Roma con la Lazio. In testa alla classifica c'è ora da sola la Cremonese, che seppur fermata dal Bari appare la squadra più attrezzata ed affidabile per la promozione. Dietro di lei seguono, vittime della sconfitta, al secondo posto il Pisa e al terzo un folto gruppo di squadre: Genoa, Messina, Pescara, Cesena e Parma.
Ma siccome in testa la situazione è poco chiara anche in coda, il Taranto è partito alla rincorsa e ha raggiunto la Lazio che ritorna a soffrire. Ma certamente così, è una lotta aperta. Io non penso che la Lazio abbia problemi per salvarsi, questo è logico. Una squadra penso fra le migliori della Serie B. Questi 9 punti l'hanno un po' così messa in questa condizione di classifica. Comunque ecco, per ora penso, mi sembra che la Sammanettese ha perso e anche il Campobasso, ecco, forse hanno rimontato molto queste squadre, ma quando prendono una battuta d'arresto così in questo momento del campionato è molto brutto, perché erano molto gasati, ma avevano molto entusiasmo, e ora penso che stiano peggio un po' delle altre squadre.